Siamo sul palco la startup Alleantia. Buongiorno, Antonio Conati Barbaro, sono uno dei due fondatori di Alleantia, direttore dell'operation, e altri due key people. Stefano, la persona che circa 10 anni fa aveva una cosa in testa che era come faccio a connettere qualsiasi oggetto industriale al web. E prima è andato a CERN a fare i sistemi di raffreddamento per il Large Hadron Collider. Pierluigi, 30 anni di manufacturing, in particolare macchine utensili e asportazione di truciolo. Questo è tutto quello che vi raccontano sull'industria 4.0. Cosa potete fare sull'industria 4.0 con i dati? Potete ridurre i costi, aumentare il fatturato, tutto quello bello. Ma c'è un problema. Dovete avere i dati. Avere i dati dalle macchine, dagli impianti, costa. Perché? Perché c'è tanta roba diversa installata 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, oggi, di diverse tecnologie, di diversi vendor, con varie lingue, e quindi è difficile, più o meno non è difficile, bisogna farlo e costa. Infatti, non io, ma numerosi analisti hanno detto che il costo di integrazione fra la macchina e le applicazioni è quasi o più la metà del costo di un progetto Industria 4.0. E qui arriviamo noi. Arriviamo noi che abbiamo fatto un software che viene installato su dei gateway come questo, del nostro partner Advantech. Cosa fa questo software? Parla con le macchine in una maniera molto semplice. Noi abbiamo implementato il concetto del driver, come il driver di una stampante. Voi non sapete cosa fa la stampante, ma sapete che stampa. Allo stesso modo, i nostri driver fanno parlare il software nostro con le varie macchine, macchine utensili, macchine lean, eccetera. Prendono i dati, li interpretano, li ingegnerizzano e li mettono a disposizione delle applicazioni, sia applicazioni on-premise, applicazioni in cloud, le applicazioni che avete già, piuttosto che nuove applicazioni di cui forse potreste avere bisogno. In ogni caso, il dato è vostro e voi lo potete usare dove, come e quando volete. Qual è il vantaggio, oltre al fatto di avere a disposizione i dati? È che se voi avete delle macchine, sapete che le macchine con quella tecnologia sono compatibili con tutta una serie di applicazioni, e dall'altra parte chi fa applicazioni sa che le sue applicazioni saranno compatibili con tutte le macchine, con tutti i driver che noi abbiamo già fatto. Noi abbiamo già fatto più di 5.000 driver pronti, abbiamo dei tool a disposizione. Per creare un driver non dovete chiederlo a noi, lo fanno i tecnici di fabbrica, non serve una persona che sa programmare, e questo è un grandissimo vantaggio dal punto di vista dell'usabilità, tutto molto facile. Quindi i dati sono disponibili, riduciamo il costo di integrazione di oltre l'80%, quindi velocità, quindi tempi certi di risoluzione del problema di integrazione, e più tempo e risorse che avete risparmiato per creare il vero valore aggiunto in progetto 4.0, che è l'intelligenza del dato, il processo, i nuovi modelli di business. Con applicazioni che abbiamo già fatto, tante, il mondo del manufacturing, ma non solo, energy e trasporti. Questi sono alcuni, pochi dei nostri clienti che possiamo citare, ma ce ne abbiamo molti. In particolare la Brembo ci ha scelto ormai nel 2016 e sta implementando il suo progetto Industria 4.0 sulle sue macchine utensili per tutte le sue applicazioni di manutenzione in particolare. E abbiamo il nostro software già su 5 impianti, su più di 80 macchine. Paglieri, linee di imbottigliamento e confezionamento chimiche e team che ha scelto il nostro software per implementare la sua soluzione, l'offerta Smart Factory 4.0. Cosa abbiamo fatto poi? Un ecosistema di partner che vanno da chi fa l'hardware come Advantech. Noi siamo l'unica azienda europea che fa parte, che lancerà a novembre l'ecosistema di IoT di Advantech a Suzhou, Cina. Piattaforme, costruttori di macchine, distributori e i sviluppatori, independent software vendor e integratori che usano la nostra tecnologia per parlare con le macchine. Quindi abbiamo più di 30 partner che hanno già applicazioni pronte, dal MES al monitoraggio, Analytics e molte altre. E anche Gartner, che è il più noto analista dell'information technology, ci ha inserito come reference vendor nell'ultima market guide per i gateway industrial IoT. Che ci fate voi con Industria 4.0? Allora, un'azienda molto nota nel settore, con noi, insieme a Cisco, ha fatto il primo pilota per un laminatoio 4.0, connettendo più di 30 PLC,
con hardware di Cisco, 1500 variabili in 2 secondi, quindi anche se loro hanno lo SCADA, anche se controllano il processo, vogliono avere molti più dati perché hanno bisogno di controllare la manutenzione, il funzionamento, evitare problemi, le rulliere, qualsiasi cosa, che dati che oggi non sono disponibili possono essere usati. Grazie. Grazie Antonio. Allora, qualche domanda, prego. Ma non ho visto fra i vostri partner, sono Paola Artioli, ASO Siderurgica. Non ho visto fra i vostri partner Oracle. Oracle, noi diciamo, su queste grandi aziende, noi cosa facciamo? Noi abbiamo, sviluppiamo i connettori, i plug per parlare con, ad esempio, Oracle, è uno dei plug disponibili. A breve l'avremo anche per SAP Leonardo, ad esempio. È difficile dire che, dire, cara SAP, vuoi diventare nostro partner? Scusate, forse viceversa. Qualche altra domanda? Prego.